Salve, indovinate un po'? Random 10, lo show con notizie dal mondo che molto probabilmente non sapevate di non sapere. Al numero 1 abbiamo gli orologi, le cui linguette nelle pubblicità segnano quasi sempre le ore 10 e 10. Al numero 2 abbiamo i genitori di Jackie Chan. Sua madre era una spacciatrice, mentre suo padre era una spia. Infatti è proprio così che i due si sono conosciuti. Il padre aveva arrestato la madre per spaccio. Parlando sempre di Jackie Chan, il suo vero nome è Kong Sang Chan, che tradotto letteralmente significa nato a Hong Kong Chan. Una fantasia, sti genitori, guarda. Al numero 4 abbiamo la famiglia più numerosa del mondo, che vive a Batuang, nello stato del Mizoram in India, ed appartiene al signor Ziona Chana. La famiglia è composta da lui, ovviamente, le sue 39 mogli, i suoi 94 figli, le sue 14 nuore e i suoi 33 nipoti. La famiglia vive in un unico palazzo alto 4 piani, composto da 100 stanze. Il signor Ziona, inoltre, è a capo di una setta cristiana in cui è ammessa, ovviamente, la poligamia. Al numero 5 scopriamo che gli scorpioni sono capaci di trattenere il respiro sott'acqua fino a 6 giorni. L'Etiopia ha 13 mesi nel proprio calendario e al momento essi si trovano nell'anno 2008. Festeggiano il capodanno ogni anno, il famoso giorno dell'11 settembre. Ragazzi, che facciamo per capodanno quest'anno? Io direi attentato all'America. Così che è andata. Al numero 7 abbiamo le fiamme di una candela che a gravità zero sono tonde e di colore blu. Al numero 8 abbiamo la sentenza carceraria più alta della storia, che è stata data nel 1989 a Chamoy Tibiaso e consisteva di 141.078 anni di carcere. Qualcosa come 2.000 vite in carcere, niente di che, insomma. Al numero 9 abbiamo il Baba Gurgur in Iraq, che si pensa sia uno sfiatato io di gas che brucia da ben oltre 4.000 anni, da qui anche il suo soprannome di Fiamma Eterna. Concludiamo parlando di soldati cinesi che si infilano aghi nei colletti delle loro camicie per mantenere posture perfette durante le loro parate. Io non voglio pensare a cosa succede se a uno di loro viene da starnutire durante una parata, tipo, che fai? E si conclude così un altro video di Random 10. Io vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. E lasciate un pollice in su o un pollice in giù in base al vostro parere sul video. Lasciatemi un commento se volete, così chiacchieriamo un po'. E noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video di Random 10.